Amici TRC, benvenuti a questa settima giornata del campionato di prima categoria. Girone E, tra due squadre importanti, un match clou questo della settima giornata che si disputa qui a Bronte tra il Ciclope Bronte con i suoi 14 punti in testa alla classifica e il Robur Letojanni con i 13 punti al secondo posto. Quindi match di cartello in questo anticipo del sabato qui al Comunale di Bronte. Tra le altre partite da segnalare di oggi in anticipo c'è anche il Calatrabbiano che giocherà contro il Real Adrano, squadra che la settimana scorsa ha impattato appunto col Bronte con un 2-2 isperato per i ragazzi di Mister Orefice arrivato al 92esimo della partita. Un pareggio quindi acciuffato proprio all'ultimo istante, mentre invece dall'altra parte abbiamo il Robur Letojanni che viene da una serie di vittorie e si ritrova ad essere al secondo posto dopo aver vinto la settimana scorsa per 3-1 in casa. Passiamo adesso a darvi lettura delle formazioni in campo. Il Bronte scende in campo con tra i pali Zerbo Giuseppe, col numero 2 abbiamo sulla fascia destra difensore Spampinato, poi abbiamo Scafiti a sinistra, i centrali saranno Capace, Basilio e Gianluca e poi abbiamo in avanti Federico Catania con Merito e Salanitri sulla sinistra e Merito sulla destra. E andando avanti abbiamo un bel trio d'attacco formato naturalmente da Ruffino, Catania, Gianluca e Manuel Bua. In panchina abbiamo col numero 0 Scaglione, Reale col 13, Leonardi col 14, Lanza col 15, col numero 16 Alfredo Schiliro, col numero 17 Calì e col numero 18 Christian Bua. Il Letojanni scende in campo invece con il numero 1 Ruggeri, col 2 La Rosa, col 3 Ciocorlan, col 4 Donato, col 5 Muscolino, col 6 Andò, col 7 Ricca, col 8 Sgroi, col 9 Principato, col 10 Barbagallo e col 11 Sterrantino. Il secondo portiere sarà l'omonaco Rosario col numero 12, col numero 13 l'omonaco Marco, col 14 Tamà, col 15 Mobiglia, col 16 Saglimbene, col 17 Barca, col 18 Merlino Giovanni. Allenatore delle due squadre, del Ciclope naturalmente il mister Ignazio Orefice e invece del Robur Letojanni il signor Roberto Merlino. Dirige questo incontro il signor Bucalo Roberto della sezione di Catania. Tutto è pronto quindi per calcio d'inizio che batterà il Robur Letojanni. L'arbitro dà l'avvio quindi a questa settima giornata del campionato di prima categoria girone tra Bronte e Letojanni. Prima palla conquistata da Bronte e portata in avanti già dal Gianluca Catania, che il suo passaggio viene però ribattuto dal Robur. E Scafiti che adesso mette questo pallone nel centro su Capace, che la dà dietro su Spampinato, che con qualche difficoltà riesce a raggiungere adesso a girarla su Zerbo. Zerbo gioca ancora la palla indietro con i suoi, lo fa su Johnny Merito che cerca qualcuno a centrocampo ma non trova nessuno perché i propri compagni sono posizionati male e la Robur trova subito il primo tiro nello specchio della porta quando siamo al primo minuto, quindi un primo 1-2 tra i giocatori della Letojanni che riescono ad arrivare anche al tiro. Adesso un po' di confusione alla metà campo del Letojanni, riesce a sbrigarsela il numero 5 Muscolino con qualche difficoltà, adesso perdiamo però purtroppo una bella giocata e Salanitri non riesce a raggiungere la palla. Sarà quindi una rimessa laterale per Letojanni. Dicevamo degli incontri di questa settima giornata, domani l'AC San Filippo ospiterà la Russo Sebastiano, mentre invece l'AC Platina e il Giardino Axos si affrontano oggi, il Francavilla AC Catena sarà una gara di domani, sempre oggi dicevamo del Calatabiano col Real Adrano e poi naturalmente questa tra Ciclope e Bronte e la Robur. Sempre oggi c'è anche Milo Sant'Alessio e domani invece svolgerà Santa Venerina Randazzo. Qualche difficoltà adesso tra i difensori del Letojanni, che riescono comunque a cavarsela anche se la palla la raggiunge il portiere, a quanto pare si arrabbia anche il signor Ruggeri. Batti e ribatti già da questi primi minuti, ancora le squadre non hanno preso bene le misure, sicuramente tra di loro neanche la fiducia tra sé. E adesso Principato riesce a controllare un buon pallone dalla dietro e poi di tacco Sterrantino aveva cercato
ancora un suo compagno, ma non riesce a servirlo. Muscolino adesso la palla, fa segno a Donato di dare la palla dietro a Ruggeri, che è pronto per il rilancio, a darla in avanti, dove però non ci arriva nessuno dei suoi compagni, neanche Sterrantina, quindi la palla arriva a Zerbo. Un punto quindi solamente di distacco tra le due squadre oggi in campo, prima contro seconda, che si affrontano per cercare di dare un significato a questo campionato del 2015-2016. Sicuramente oggi e la prossima giornata, l'ottava, saranno due giornate fondamentali per decidere i destini delle squadre. Infatti settimana prossima, l'ottava giornata, ci saranno due scontri diretti importanti, uno a Giardini tra il Giardini Axos e il Cicope Bronte, e l'altro proprio con il Calatabiano, che sarà ospite della Robur Letojanni. Calcio di punizione battuto da Muscolino in avanti, ancora a cercare Sterrantino, viene anticipato da Spampinato, che rimedia buttando la palla direttamente in fallo laterale. A battere questo fallo ci pensa Ciocorlan, cercando ancora una finta di Sterrantino, che però non ci casca Scafiti, quindi dà palla in avanti ma non riesce a raggiungere né Bua né Ruffino. Ancora Scafiti, ancora in avanti a cercare Ruffino, sempre Muscolino che riesce con forza anche a portare la palla in avanti. Ma è Scafiti a capire tutto e a mettere la palla in fallo laterale. Ciocorlan che batte su Sgroi. Sgroi che la settimana scorsa ha anche segnato una rete nel contro l'Aci Platini. Adesso era Principato che cercava di farsi spazio, ma un bruttissimo fallo e intervento di Sgroi segnato dall'arbitro, però senza nessun provvedimento. Adesso gran palla di gioco Catania per Ruffino, che cerca di mettere di prima al centro. La palla però non passa perché è intercettata da Donato e quindi finisce in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo quindi di quest'oggi, in questa partita tra Bronte e Letojanni. A battere sarà Gianluca Catania, dopo aver aspettato che i suoi compagni si piazzino al centro dell'area di rigore avversaria per trovare lo spunto giusto e fare gol magari. Catania col 10 batte un bel calcio d'angolo, non ci arriva benissimo Ruffino, riesce a toccarla ma non a indirizzarla nella porta avversaria, quindi il pallone è uscito in fallo laterale. Altra quindi possibile occasione, anzi la prima forse possibile occasione per il Bronte di oggi, al quinto minuto su calcio d'angolo Catania ha servito un buon pallone a Ruffino che non ci arriva agevolmente e purtroppo la palla finisce in fallo laterale. Fallo laterale battuto e quale è intervenuto Salanitri, che è riuscito a conquistare questa palla e darla a Capace, che la gira subito su Gianluca Catania, che ha difficoltà nel controllarla. Riesce comunque a non farlo uscire? No, per l'arbitro la palla è uscita, quindi sarà fallo laterale. È Donato che si incarica di questa rimessa laterale, che batte su Sterrantino, ma Sterrantino batte direttamente il pallone in fallo laterale. Scafiti si occupa di rimettere in gioco questo pallone, cerca posizionamento dei suoi. Adesso trova questo pallone per Gianluca Catania, non ci arriva, però la palla riesce a sbucare, è data a Salanitri che purtroppo è un mancino, non riesce a coordinarsi bene e quindi un facile tiro che è stato intercettato dai difensori del Letojanni. Adesso c'è un giocatore del Letojanni a terra e l'arbitro interrompe il gioco, anche se Manuel Bue era pronto a buttarla fuori per il giusto fair play. E Ando, a quanto pare ha qualche difficoltà, comunque non ha bisogno dell'intervento del personale esterno e quindi si riprenderà con una rimessa da parte dell'arbitro. E per Ando non c'è bisogno dell'uscita dal terreno di gioco. Il signor Bugolo lascia la palla in questo momento a terra e Muscolino a restituire la palla al Bronte. Merito sulla palla, dà di nuovo un pallone tagliandola per via orizzontale in maniera sicuramente pericolosa, infatti raggiunge i giocatori del Letojanni che adesso con Sterrantino guadagnano metri e anche un calcio di punizione sulla tre quarti per Letojanni.
si incarica di questo calcio di punizione Sgroi. Sgroi chiama anche uno schema ai suoi. Sono posizionati tutti al limite dell'area di rigore, i giocatori naturalmente, perché la difesa del Bronte tende a lasciarli in alto per evitare di farli entrare troppo e favorendo così la possibilità di trovare una possibile azione gol. L'arbitro aspetta che Sgroi batta questo calcio di punizione, lo fa in questo momento, la mette al secondo palo, ma è una facile preda di Zerbo. Zerbo rilancia lungo a cercare qualcuno dei suoi attaccanti, non trova nessuno perché Ruffino non riesce a saltare neanche e quindi viene facilmente intercettato dal giocatore della Robur. Questo pallone purtroppo esce, è merito che non ci arriva e quindi sarà adesso fallo laterale, batterà la rosa. Ci arriva Catania, inserisce Bua e cerca di anticipare tutti, per l'arbitro invece il signor Ricca subisce un fallo, pertanto altro calcio di punizione per i Ledoiani. Merito anticipa tutti, anche il proprio portiere col tentativo di rilancio di questo pallone. Ruffino non riesce a controllare bene la palla che comunque arriva su Bua. Bua cerca di dare questo pallone, anche se poco giocabile, su Gianluca Catania. Non ci arriva bene e quindi è Donato a mettere questo pallone in fallo laterale. Scafiti da palla dietro su Spampinato. Spampinato decide di girarla su Basile. Basile ancora su Merito. Merito guadagna qualche metro di campo e riesce a darla a Ruffino, che anzi no, era Bua. Bua sì, riesce a portarsi bene la palla per un attimo, poi non riesce a controllarla, contrastato anche dalla rosa, il pallone finisce in fallo laterale. Johnny Merito riesce a controllare questa palla, ma purtroppo si allunga troppo e quindi adesso c'è il rischio di contropiede per Ledoiani, che è un Principato che riesce a girare un buon pallone su Sterrantino. Sterrantino non ci arriva perché è anche coperto da Scafiti. Oggi sicuramente il Bronte gioca con uno schema diverso rispetto a come state abituati fino adesso a vederlo giocare. Vediamo infatti una posizione anche più avanzata, è lo stesso Capace. Adesso è Spampinato che riesce a controllare questo pallone e Sterrantino è già la seconda volta che reagisce in maniera esagerata a un possibile fallo subito. Bucalo naturalmente fischia. Sterrantino dopo già solamente meno di 10 minuti soffre di un po' di nervosismo perché abbiamo visto già due suoi interventi. Il calcio di punizione era ed è per il Ledoiani. Anche. No, 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 no. Questa è la che ha fatto proprio. Infatti, ma andata qua adesso, alla roba. Giusto, giusto. L'arbitro aveva fischiato precedentemente alla reazione di Sterrantino. Aveva già fischiato quella trattenuta di Spampinato sullo stesso attaccante. Si incarica di questo calcio di punizione il signor Principato. È sceso anche al centro dell'area il numero 5 Muscolino, tra i più alti tra i suoi. Batte direttamente, forse cercando la porta, Principato, ma calciando esterno malamente. Il pallone è uscito veramente di molto, non solo non ha inquadrato la porta. Veramente completamente scoordinato questo tiro, quindi sarà una rimessa da fondo affidata ai piedi di Zerbo, che
batte verso il centrocampo dove ci arriva Federico Catania a intercettare su Scafiti. Scafiti cerca di rinviare ma non ci riesce perché è contrastato sempre da Principato, che riesce a tenere palla adesso e a far salire la sua squadra e dare la palla su Sterrantino. Sterrantino ancora gira verso il centro su Sgroi, che non ci arriva, però la palla arriva a Ricca. Ricca cerca di girarla ma è contrastato ancora da Sanitri, che riesce a toccare la palla e a metterla in fallo laterale. Fallo laterale per la Robur. La Rosa guarda il piazzamento dei suoi, lo fa in questo momento dando palla a Ricca, che però cade a terra. Riescono sempre ancora a trovare la palla. Adesso un tocco di mano da parte di Merito, era col braccio alzato, pertanto c'è anche questa prima ammonizione nei confronti di Merito per questo tocco di mano. Calcio di punizione al limite dell'area di rigore dal vertice sinistro. Quindi al dodicesimo del primo tempo, scusate, ammonizione per Merito per questo fallo di mano. Si affida ancora le due anni sempre a Principato. Calciare direttamente in porta lo fa in questo momento, ma sono due le mete raggiunte da Principato con i suoi tiri. Oggi forse non è giornata per lui, per fortuna del Bronte, dei calci di punizione veramente battuti in maniera errata. Rimessa dal fondo quindi nuovamente a favore del Bronte, batterà sempre col numero 1 Zerbo. Si allarga nel frattempo Spampinato, ma niente, Zerbo preferisce darla lunga verso il centrocampo a cercare qualcuno dei suoi, ma ci arriva Sgroi per l'arbitro, però si aiuta con le braccia e quindi calcio di punizione per il Bronte. Capace, guarda i suoi, fa in questo momento cercando Gianluca Catania, un buon pallone che però viene intercettato da Donato. Catania batte subito su Bua, che riesce a restituirgli palla, un altro cross verso l'area di rigore, Muscolino però ci arriva, non ci arriva Capace, era pronto per il tiro, la palla arriva a Basile che calcia direttamente in porta, un buon tiro, un buon lob cercando porta, è veramente un tiro molto intelligente. Si è abbassato proprio all'ultimo ma purtroppo non era all'altezza della porta difesa dal signor Ruggeri. Tanto la palla è uscita veramente di un soffio. Comunque bella iniziativa di Basile, che con personalità e anche con giusto piglio ha calciato direttamente in porta. Palla su Salanitri, la palla è data ancora a Bua. Ruffino riesce a liberarsi di La Rosa, ma lo stesso è costretto ad atterrarlo e pertanto sarà calcio di punizione per il Bronte. Un po' di apprensione per i difensori delle due anni in questo caso, sanno della pericolosità dei giocatori del Bronte, soprattutto sui calci piazzati. Già c'è stata una prima occasione con Ruffino, adesso è Federico Catania che cerca di trovare lo spazio giusto e il guizzo su questo calcio di punizione che batterà sempre il solito Gianluca Catania, che batte in questo istante sul primo palo, non ci arriva benissimo Salanitri, la palla comunque danza davanti all'area piccola, calcia nuovamente Basile di prima intenzione, stavolta è sfortunato nel tiro, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Fallo laterale battuto
adesso da Donato che cerca Ciogorlan, non ci arriva, riesce a prendere la palla da terra addirittura da Salanitri, da Scafidi che gira su Spampinato, poi ancora su Basile di prima, direttamente su Merito a girare ancora palla. Merito guarda il piazzamento dei suoi a centro, non ci è arrivato Ruffino e non ci arriva neanche Bua. La palla adesso viene controllata con qualche difficoltà da Scafidi, riesce a trovare lo spazio anche per il tiro e tira da una distanza molto considerevole, e quindi Ruggeri riesce a farla sua con molta tranquillità. Ruggeri adesso rinvia direttamente lungo cercando Principato, ma di testa ancora l'ottimo Basile riesce a darla dietro al proprio portiere Azerbo. Azerbo rimette il pallone ancora lungo cercando qualcuno dei suoi compagni, Ruffino salta, la palla arriva comunque a Salanitri che la dà dietro di tacco a Scafiti, ma il tocco comunque non era preciso, infatti finisce in fallo laterale. Ancora Donato, da questa palla Sterrantino che è anche il capitano del Letoiani, riesce a conquistare palla però Federico Catania e a darla su Gianluca Catania che riesce a controllare, a girarsi, a guardare come sono posizionati i suoi, lo fa facendo questo lancio lungo su Ruffino che entra in area di rigore, cerca di superare Andò, lo fa in questo momento ma niente, Andò alla fine ha il guizzo per recuperarla e quindi sarà calcio d'angolo a favore del Bronte, secondo calcio d'angolo di questo primo tempo. Siamo quindi al 18° del primo tempo, secondo calcio d'angolo per il Bronte, a battere sarà ancora Gianluca Catania, anche lui in questo caso chiama uno schema per i suoi, alza entrambe le braccia, si posiziona sul primo palo Salanitri che infatti riceve palla, scambia con Catania che cerca di metterla a centro ma non fa in maniera agevole, quindi poteva essere veramente pericoloso se questa palla arrivava agli attaccanti del Robora. Adesso gran palla messa da Salanitri al centro, non ci arriva nessuno del Bronte e quindi riesce a rilanciare e a ripartire la rosa, ma subisce fallo da Merito per evitare ulteriori problemi, entra duro così da far partire un'eventuale azione pericolosa fuori del Letoiani. Calcio di punizione quindi per Letoiani, a battere sarà Muscolino, batte ancora lungo su un Principato contrastato da Spampinato che riesce ad alzare un campanile verso il centrocampo, ci arriva però adesso Federico Catania che apre subito su Salanitri, si allarga anche Merito in sovrapposizione, Salanitri supera un avversario, guarda il posizionamento ancora degli suoi attaccanti, grande buona sponda di Bua che comunque non riesce a darla in maniera precisa a Merito, pertanto la palla finisce in fallo laterale. Merito anticipa Barbagallo, adesso il pallone conquistato ancora dal Bronte, ma è la rosa a trovare il pallone, a girarla a Barbagallo. Ancora batti e ribatti e poi l'ultimo tocco è di Sgroi, pertanto sarà fallo laterale per il Bronte. Merito batte lungo cercando Ruffino che riesce a evitare la palla esca, adesso la gira su Scafiti, Scafiti la dà a Catania, Catania cerca di trovare lo spazio per dare l'imbeccata, non si posiziona nessuno, Daniele Capace che dà un pallone dentro per Federico Catania che ci arriva benissimo, che comunque riesce a girare questo buon pallone per Merito che ancora su Capace che di prima la dà a cercare Catania, ma il pallone viene dato di testa da Donato al proprio portiere. Ruggeri che lancia lungo cercando ancora Principato che riesce a controllare un buon pallone, ma niente, il pallone era già uscito, pertanto fallo laterale. Un lancio preciso da parte del portiere della Robur sul proprio attaccante che sembra essere uno dei più vivi tra i suoi.
il pallone non era entrato in campo dopo che era scivolato tra le mani di Merito e pertanto poteva essere ripetuta questa rimessa laterale, lo ha fatto in questo momento, ma è ancora Letoianni con Ciocorlan che riesce a farsi pericolosa, ad entrare addirittura in area di rigore e a mettere un buon pallone al centro che però Zerbo riesce a controllare e allargare subito su Gianluca Catania, supera Donato di testa dando il pallone a Bua, si allarga Scafiti, Scafiti cerca di superare Sgroi ma decide di dare il pallone dietro su Spampinato, ancora un altro pallone verso il centro cercando Catania che subisce fallo perché contrastato e spinto un giocatore del Letoianni, quindi calcio di punizione per il Bonte da una buona posizione, una posizione ottima per Gianluca Catania che potrebbe decidere anche di battere direttamente a rete. Andiamo errati, il giocatore ha commesso il fallo, dovrebbe essere Andò, adesso ha qualcosa da ridire comunque all'arbitro, il capitano, il signor Sterrantino, ancora discussione con l'arbitro, lo stesso Andò si avvicina ancora al signor Bucolo, il quale chiede naturalmente di allontanarsi e pensare a giocare. Viene posizionata la barriera proprio sulla linea dell'area di rigore. Catania naturalmente chiede che venga rispettata la distanza regolamentare, per il Bucolo ci sono tutti i 9 metri, quindi fischia in questo momento Gianluca Catania, batte appunto in porta, inquadra lo specchio della porta ma il tiro era molto lento e quindi Ruggeri riesce a controllarla e a cercare di servire uno dei propri compagni, se non sbagliamo era Barbagallo, ma il pallone finisce direttamente in fallo laterale. Merito batte subito verso i suoi ma non ci arriva nessuno, il pallone finisce di nuovo in fallo laterale per lo stesso Merito. Allora viene girato su Federico Catania che guarda Scafiti e lo serve in questo momento. Federico Scafiti mette un buon pallone al centro a cercare Ruffino, non ci arriva, ma il pallone rimane sempre appannaggio della squadra locale. Ancora Federico Catania che gira su Capace, Capace fa una finta per cercare di servire i suoi, adesso serve Salanitri, riesce a liberarsi di un avversario, entra in area di rigore a servire Ruffino che non riesce però a girarsi, a trovare il tempo giusto per passare o tirare in porta. Quindi la Robur riesce a conquistare di nuovo il pallone con la Rosa e adesso rinvio lungo a cercare ancora Principato che serve un buon pallone per Sterrantino che è riuscito per un momento a controllarla ma poi contrastato da Federico Catania anche da Basile perde palla, la palla viene data quindi su Scafiti per Bua, un pallone difficile veramente da giocare, comunque il quinque sarà fallo laterale. Momento di pausa perché Sterrantino forse ha qualche problema con i parastinchi, adesso è tutto pronto, l'arbitro dice che si può giocare, quindi Donato batte questa fallo laterale su Ciocorlan, contrastato da Scafiti che riesce a rubargli palle e dalla di nuovo a Catania, Scafiti ancora fa però un tocco di troppo e quindi perde palla ma è Spampinato a riconquistarla e adesso a commettere fallo ancora su Sterrantino. Principato nuovamente però va a chiedere spiegazioni, però nel frattempo c'è anche la seconda ammonizione per il giocatore del Bronte nei confronti di Spampinato, quindi al 25esimo del primo tempo ancora ammonito un altro giocatore del Bronte, Spampinato, quindi dopo Merito seconda ammonizione per i giocatori del Ciclope e Spampinato avrebbe subito questo fallo per aver commesso questo fallo. Dopo il tocco di mano di Merito, adesso due giocatori ammoniti in soli 25 minuti, due comunque ammonizioni corrette, almeno da quello che abbiamo visto fino adesso, anche la direzione del signor Bucalo. Calcio di punizione per la Robur, pronto Sgroi a battere verso i propri compagni, calciando questo pallone alto che però anche non ci arriva nessuno tra i giocatori Letoianni, quindi Zerbo riesce a controllare ed aspettare adesso che i suoi compagni salgono oltre la linea di centrocampo per rinviare questo pallone che arriva a Ruffino. Ruffino cerca con la testa Catania ma il pallone purtroppo esce in fallo laterale.
Ancora Donato, pallone per Starantino che non riesce comunque a controllare. Viene dato questo pallone indietro da Spampinato che la dà su Zerbo. Zerbo decide naturalmente di rinviare lungo per evitare qualsiasi problema. Il pallone comunque esce in fallo laterale. Laterale battuto ancora dalla Rosa a cercare Barbagallo, non ci arriva. Il pallone arriva comunque a Muscolino, è controllato adesso però da Salanitri che riesce a servire Bua. Bua cerca Ruffino, ma altro passaggio impreciso. Quindi intercettato da Andò che poi con un pallone lungo riesce a servire Principato. Principato però non ci arriva e quindi il pallone esce in rimessa dal fondo che. Cui battuta si affiderà appunto il portiere Giuseppe Zerbo. Dopo alcune fasi vivaci di questo incontro, adesso c'è un po' di confusione anche tra le due squadre. Passaggi, devo dire, molto imprecisi. Comunque adesso però viene servito questo buon pallone su Gianluca Catania che mette al centro direttamente cercando Ruffino o Vua, qualcuno che ci arrivi. Ci arriva però Ruggeri che con i pugni sbanaccia, decide di non farla uscire Salanite e mette di nuovo un buon pallone al centro e Vua a conquistare questo pallone, a servire Federico Catania che non riesce però a controllarla, quindi il pallone arriva al portiere. Ruggeri ancora lungo a cercare sempre Principato, però molto in maniera agevole e merito a servire il proprio portiere di testa. Zerbo la gira direttamente su Spampinato e poi ancora su Scafiti. Scafiti al centro per Federico Catania. Federico Catania a lungo a cercare l'altro Catania, Gianluca, che riesce a controllare un buon pallone di petto, a portarsi al centro del campo, pronto a cercare. Una posizione agevole per il tiro, riesce a calciare di destro ma anche a subire fallo, pertanto altro calcio di punizione. Nonostante non era il suo piede, ha comunque cercato il tiro di destro, un tiro comunque che era partito male, però ci ha creduto fino alla fine e comunque ha subito fallo, pertanto si è ritrovato adesso a dover calciare questo calcio di punizione importante perché questo sì che dà una posizione agevole dal. Quasi centro dell'area. Pochi metri dal fuori anche dall'area di rigore. Naturalmente Gianluca Catania prende questo pallone perché sarà lui a essere caricato da trovare magari una possibile rete da questo calcio di punizione al 30° del primo tempo. Ruggeri sistema la barriera, sono tutti pronti, quindi è pronto anche l'arbitro, anche se c'è qualche discussione dentro l'area di rigore, esattamente vicino alla barriera è Federico Catania che dice di essere spinto dai giocatori del Letojanni, naturalmente cerca di disturbare il giocatore del Bronte, la barriera, adesso è Gianluca Catania che calcia direttamente in porta, ma Ruggeri non si fida della presa e con i pugni sbanaccia verso. Fallo laterale. Scafiti cerca ancora Catania che riesce a mettere al centro questo pallone che però era già uscito, pertanto rimessa dal fondo per la Robur Letojanni. Quindi 31° del primo tempo di questo match clou della 7ª giornata di campionato di prima categoria del girone E tra Bronte e Robur Letojanni, ancora 0-0. C'è stata qualche occasione, anche se non molto importante, per entrambe le squadre, però hanno costruito naturalmente qualche possibile azione da rete. Adesso è la Robur che riesce a conquistare palla e a portarsi nella metà campo del Bronte con ancora Principato che riesce a tenere questo pallone e a conquistare un ottimo calcio d'angolo.
Ricca a battere questo calcio d'angolo, ancora una volta altro schema chiamato col braccio alzato. A trovare Soi, saltano e cercano di trovare spazio. Muscolino e Principato, proprio Principato, riesce a colpire di testa, per fortuna in maniera debole, quindi Zerbo riesce a conquistarla. Pallone per Merito, Merito cerca qualcuno dei suoi in avanti, è Ruffino a trovare, comunque a crederci su questo pallone lungo e a cercare di conquistare questo pallone, che riesce adesso a mettere al centro, trova Gianluca Catania sulla fascia sinistra, entrare in area di rigore, trovare lo spazio per il cross, ma non riesce a superare Donato, pertanto sarà calcio d'angolo, battuto sempre dal stesso Gianluca Catania. Ruffino ci ha creduto su quel pallone lungo di Merito, è riuscito a conquistarlo e poi anche a metterlo benissimo a centro. E Catania è riuscito però a superare Donato, comunque ha guadagnato un ottimo calcio d'angolo, adesso si appresta a battere, altro schema, partono tutti dal centro, il giocatore De Bronte, la palla arriva al secondo palo dove ci arriva di testa Ruffino, ma il pallone finisce alto di poco sopra la traversa, quindi altra azione rete, sempre da calcio d'angolo. Su calcio d'angolo sempre battuto da Gianluca Catania e Ruffino, che ancora una volta di testa non ci arriva benissimo, però riesce a colpire verso lo specchio della porta, ma purtroppo esce di poco, alta sulla traversa difesa da Ruggeri. Ruggeri batte questa rimessa dal fondo lunga, ma ci arriva Federico Catania, il pallone arriva a Gianluca Catania, riesce a controllare da dietro su Scafiti la dà lunga adesso a cercare qualcuno dei suoi attaccanti, ma il tiro era verso una zona del campo dove non c'era nessuno dei suoi. Il pallone raggiunto adesso di testa da Merito e poi su Bua da Salanitri, che riesce a superare ancora Barbagallo, ma si porta il pallone direttamente in fallo laterale, battuta ancora dalla Robur e dalla Rosa. La Rosa da questo pallone in avanti, toccato di tacco da Barbagallo, scambia con Principato, ancora un altro tocco, adesso va direttamente sull'uomo Barbagallo, calcio di punizione però a favore della Robur Letoianni. Sembrava in anticipo Merito e a quanto pare invece per l'arbitro è stato lo stesso Merito ad aver commesso fallo e quindi calcio di punizione che batterà il Letoianni con Sgroi. Dicevamo della precedente giornata di campionato, la Robur ha vinto 3-1 con l'Aci Platani in casa, mentre invece il Bronte ha trovato il pareggio solamente nei minuti di recupero ad Adrano dopo un primo tempo abbastanza deludente, era passato in svantaggio per 2-0 proprio ad Adrano. Ma poi c'è stata, come dire, un risveglio dell'intera squadra e anche soprattutto lo stesso Federico Catania, che è stato autore della doppietta che ha permesso di guadagnare un punto importante in quel di Adrano. Nel frattempo era stato già battuto questo calcio di punizione che è finito direttamente sul fondo e pertanto rimessa del Bronte, già di nuovo giocata. Adesso fallo però a centrocampo commesso da Barbagallo su Federico Catania. Batte Capace direttamente su Scafiti, Scafiti controlla, cerca di trovare lo spazio, si incrociano Bua e Catania, adesso il pallone arriva di nuovo a Catania, trova lo spazio per mettere un buon pallone al centro, purtroppo il pallone era molto basso, è messo al primo palo, ci arriva agevolmente Donato, il pallone arriva però alla difesa del Bronte che gira subito, spampinato su Basile ancora su Merito cerca qualcuno dei suoi, ma il pallone è troppo lungo, pertanto finisce nuovamente fuori. C'è da registrare intanto una buona presenza di pubblico qui al Comunale di Bronte oggi, perché naturalmente il Bronte riesce a far risultato e quindi aumentano anche i simpatizzanti di questa squadra.
E adesso Scafiti ha battuto questo fallo laterale su Federico Catania, che non ha controllato in maniera agevole, e il pallone finisce a Capace, che perde il tempo per rilanciare lungo e dà un calcione, anche se in maniera tutto involontaria, a Sgroi. Pertanto i due si fanno male, entrambi. L'arbitro è costretto a far intervenire i membri delle due panchine per verificare se possono continuare ancora a giocare. Una brutta botta fra Capace e Sgroi. Capace cercava la palla e invece ha trovato la tibia di Sgroi. Tutte e due naturalmente per regolamento devono uscire, devono attendere che l'arbitro dia il proprio assenso per rientrare sul terreno di gioco. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Robur Letoianni. E Ciocorlan che batterà questo calcio di punizione. Batte direttamente sul secondo palo, ma non ci arriva Principato, pertanto rimessa dal fondo. Intanto possono entrare sia Sgroi che Capace. L'arbitro dà il proprio assenso, pertanto le squadre sono di nuovo 11 contro 11. Rimessa dal fondo, battuta velocemente su Spampinato, che dà direttamente a Scafiti e ritocca naturalmente dietro a Spampinato. Spampinato gira adesso su Basile. Basile guadagna qualche metro per dare questo pallone in avanti su Federico Catania, che cerca Ruffino, era pronto a fare una sponda su Bua, ma non ci arriva perché è intercettato dai giocatori della Robur. Adesso buon pallone portato in avanti da Principato. Ancora Ciocorlan guadagna questo pallone su Sferrantino, ma perde palla, tocco impreciso e non si capiscono i due, né Ruffino né Bua. Pertanto quasi per poco aveva perso la palla il Bronte, ma poi ancora lanci, batti e ribatti tra i difensori delle due squadre. E Gianluca Basile che di testa però riesce a darla a Salanitre, e poi lo stesso su Merito. Merito cerca qualcuno dei centrocampisti, ma ancora una volta altro passaggio impreciso. Riesce comunque a rubare di nuovo pallone. Adesso è Federico Catania che era quasi intercettato, ma per l'arbitro è lui a subire il fallo da parte di Sferrantino. Pertanto calcio di punizione per il Bronte. Federico Catania che batte velocemente direttamente su Salanitri, che purtroppo non ci crede subito, ma no, riesce, no, niente, il pallone a quanto pare era uscito, pertanto rimessa dal fondo. Purtroppo Salanitri se l'ha fatto scavalcare, però era riuscito a controllarla, ma a quanto pare per poco, sicuramente aveva superato la linea di fondo. Rimessa dal fondo, quindi battuta dal portiere del Letoianni. Guarda il posizionamento dei suoi e batte lungo su ancora Principato, ma capisce tutto Johnny, Merito, e il pallone viene messo in fallo laterale. E oramai da qualche minuto che non ci sono azioni importanti, anzi la partita è calata molto di tensione, con molte azioni e anche passaggi imprecisi dalle due squadre. Adesso ancora Federico Catania non riesce a tenere bene questa palla, quindi arriva comunque a Scafiti, che dà lungo su Catania, che subisce fallo da parte del signor Muscolino. Gianluca Catania con molto mestiere guadagna questo calcio di punizione, e al 40° del primo tempo ammonizione per Muscolino per aver contrastato con troppa vigoria fisica su Gianluca Catania. Vista l'esperienza. Quindi calcio di punizione e un'ammonizione anche per il Robur Letoianni. Ricordo che i due ammoniti per il Bronte sono Merito per fallo di mano e Spampinato per aver contrastato troppo duramente
mentre invece per la Robledo Gianni proprio al 40esimo, cioè in questo momento, è stato ammonito Muscolino col numero 5. Gianluca Catania si incarica di questo calcio di punizione che batte verso l'area di rigore, non ci arriva nessuno, né Federico Catania, neanche Ruffino su questo buon pallone messo al centro, e Salanitri può a conquistare la palla e metterla dietro su Basile, che rimette di nuovo questo pallone al centro. Bua non ci arriva, il pallone arriva a Capace che non riesce a controllarla, il pallone però adesso arriva in maniera pericolosa a Principato, che mette con un po' di ordine dandola a Ciocorlan, che non riesce a controllare agevolmente, pertanto il pallone viene però girato da Federico Catania su Gianluca Catania, ma il pallone esce anche se di poco in fallo laterale. Il fallo laterale battuto da Donato per Sgroi, ancora Principato non ci arriva, ancora Sgroi su Ciocorlan anticipato da Scafiti. Scafiti, pallone però non si capiscono né Bua né Scafiti, riesce a averla Ciocorlan che la dà ancora a Principato, riesce comunque a non perdere palla e a darla direttamente a Sgroi, che non però trova nessuno dei suoi compagni. Federico Catania ruba un po' un pallone allo stesso Sgroi, si porta in avanti in maniera veloce dandola subito a Catania, che però è controllato a distanza da Donato. Catania si lamentava di aver subito fallo, mentre invece per l'arbitro il signor Bucolo, invece Catania ad aver simulato questo fallo e pertanto viene ammonito per simulazione. 40esimo del primo tempo, ammonito Gianluca Catania per simulazione. Calcio di punizione in diretto quindi per Robledo Toianni. E Muscolino a battere lungo su Ciocorlan, non ci arriva però è Scafita a conquistarla. Adesso Ciocorlan in avanti per Principato, che riesce a girarsi ma subisce fallo da Federico Catania, facendo anche arrabbiare però i giocatori del Bronte. Manca un minuto quindi alla fine di questo primo tempo regolamentare, un minuto oltre naturalmente l'eventuale recupero. In questo momento ci sembra che l'arbitro abbia dato un minuto di recupero. Calcio di punizione battuto ancora da Principato, che ancora una volta ci prova ma il pallone non riesce a superare neanche la barriera. Arriva Ruffino, parte di gran carriera sulla fascia destra cercando lo spazio e lo spunto per andare in avanti, viene intercettato da un giocatore delle 2 anni, pertanto sarà fallo laterale. Un minuto più recupero quindi di questo primo tempo. Adesso un cambio, rimessa laterale battuta in maniera errata da parte di Merito, pertanto l'arbitro cambio che a favore della Robur Letoianni, che batterà con la Rosa. La Rosa batte lungo cercando Barbagallo, ma è ancora Federico Catania a anticipare tutti e metterla su Ruffino, che riesce a prolungare di testa. Per l'arbitro comunque finisce così questo primo tempo 0-0 tra Bronte e Robur Letoianni. Tutto pronto per riniziare questa partita della settima giornata di prima categoria tra Bronte e Letoianni. Secondo tempo dopo che la prima frazione è finita 0-0 tra le due squadre, che hanno anche i due marcatori, i miglior marcatori fino ad oggi della prima, di questo girone, che sono appunto Gianluca Catania col 10 e Principato del Letoianni col numero 9. Entrambi sono capocannonieri con 7 reti. Calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Ruffino, che dà questo pallone a Bua. Partiti quindi questi secondi 45 minuti. Una partita, come dicevamo, nella prima frazione molto importante per le due squadre, una al primo posto, il Bronte, l'altra al secondo, con a un punto di distanza, il Letoianni, per questo match clou qui al Comunale di Bronte.
Ancora adesso un pallone importante intercettato però da Muscolino. La Rosa a tenere palla e a cercare il proprio compagno Sgroi, però è capace a capire tutto e a trovarsi e a trovare lo spazio per il cross, ma viene intercettato da Andò. Il pallone finisce in fallo laterale, battuto velocemente su Catania. Ancora pallone intercettato sempre da Andò, pallone finito in fallo laterale. Nessuna sostituzione in campo durante l'intervallo. Adesso pallone importante messo al centro, non ci arriva però Ruffino di un soffio, messo al centro da Catania. Pallone finisce adesso nella metà campo del Bronte, viene data dietro a Zerbo che la dà a Basile. Basile guarda il posizionamento dei suoi e riesce a scartare così Barbagallo, riesce a conquistare il pallone, ma mette un pallone veramente molto brutto verso il centro e diventa quasi pericoloso perché si era autolanciato Principato, come dicevamo è l'altro capocannoniere di questo girone fino ad oggi con le sue 7 reti. Adesso lancio lungo, ci arriva per un soffio Muscolino e il pallone pertanto non raggiunge Catania. Rimessa laterale affidata a Scafiti. Scafiti cambia con Gianluca Catania che riesce a girarsi e a mettere un pallone al centro, anche se un po' decentrata per l'arbitro. Comunque Salanitra al momento del lancio era all di là della linea dei difensori delle Toiani, pertanto viene fischiato questo calcio di punizione diretto per fuorigioco dello stesso Salanitri. Batterà Muscolino, batterà sicuramente lungo, aspetta il posizionamento dei suoi anche lui, batte in questo momento cercando i suoi, ma il pallone viene anticipato benissimo da Merito che dà centro Salanitri, però perde palla da favore di Sterrantino che riesce a servire Principato, qualche giochetto di troppo ancora di Principato, e Federico Catania riesce a conquistare questo pallone e a darlo a Basile che salta ancora Principato, che però cade rovinosamente a terra da solo, molto probabilmente si è fatto male. Molto probabilmente un dolore muscolare perché è caduto da solo. Ma si sta toccando, si sta toccando. Ho appoggiato male qualcosa. Ho appoggiato male appunto il piede, la caviglia, forse magari al ginocchio, perché di solito dalle urla sembra che sia fatto molto molto male Principato, purtroppo sembra che sia fatto veramente male. Viene circondato da tutti i suoi compagni, anche i giocatori del Bronte guardano cosa si è fatto perché tutti sono preoccupati perché appunto è caduto da solo. Dicevamo quindi di questo match clou tra Bronte e le Toiani, ma oggi in anticipo ci sono anche altre partite. Altre squadre che in questo momento sono al secondo posto con 13 punti e sono il Calatabiano che gioca con Real Adrano, sta giocando con il Real Adrano, e il Milo che gioca contro il Sant'Alessio. Oltre a queste due partite oggi però si gioca anche Aci Platani Giardini Naxos, quindi tutte le prime della classe, cioè Giardino, Calatabiani, Milo, Robur, Cicogo e Bronte, e con l'Adrano che si trova al sesto posto con 11 punti, stanno giocando in questo momento. Adesso un giusto applauso nei confronti del giocatore che si è rialzato di Principato, che è costretto comunque ad attendere che gli venga data manforte e aiuto da propri dirigenti, perché ha difficoltà anche ad uscire dal terreno di gioco. Da quello che si intuisce sembrerebbe sia fatto male al ginocchio, molto probabilmente una distorsione al ginocchio, nella migliore delle ipotesi una distorsione.
Speriamo sia così, anche perché Principato anche oggi ha fatto vedere le sue doti, è stato sicuramente tra i suoi più pericolosi, conquistando un sacco di palloni e anche ad essere pericoloso in molte volte. D'altronde ha già realizzato 7 reti in queste prime 6 giornate, quindi sicuramente migliore dei suoi. Merlino non ha comunque ancora effettuato la sostituzione, anche se sembra spogliarsi, già esserci movimento nella panchina del Letoianni. Allora, adesso comunque ripreso il gioco, Bronte 11 contro 10. Letoianni ancora in superiorità numerica. Comunque Letoianni fa ancora la partita, la palla è data alla Rosa che adesso si allunga troppo il pallone, pertanto finisce sul fondo. Batterà questa rimessa al fondo Giuseppe Zebo, nel frattempo mister Merlino ne approfitta per fare la sostituzione che dicevamo prima, quindi non ce la fa sicuramente a continuare Principato, che è costretto quindi ad abbandonare il campo, e entrerà il numero 16 Saglimbene. Quindi al 7 minuto del secondo tempo, prima sostituzione dovuta a questo infortunio di Principato. Quindi prima sostituzione per Letoianni, esce Principato e entra Saglimbene al 7° del secondo tempo. Le squadre sono di nuovo quindi in parità numerica e sono pronti ad affrontare questo secondo tempo. Lancio lungo, il primo pallone difficile da giocare ma anche pericoloso per Saglimbene, ma la difesa del Bronte riesce a svogliarla e dare la palla a Federico Catania che la dà su Bua. Bua non riesce a girarla su Salanitre, quindi sarà ancora rimessa laterale battuta da Merito, cerca ancora Salanitri riesce a controllarla, a ridarla a Merito che cerca un cross centrale ma il pallone viene malamente ciccato. Adesso Saglimbene salta col gomito alzato, il neo è entrato, salta veramente col gomito alzato e colpisce al volto Basile che si fa male. Non ce n'era assolutamente bisogno perché fino adesso la partita è stata veramente molto tranquilla e soprattutto molto corretta da entrambe le squadre. L'arbitro comunque fischia questo calcio di punizione senza prendere nessun provvedimento disciplinare, pertanto Basile riesce comunque ad alzarsi. È Spampinato che si incarica di questo calcio di punizione per il Bronte. Pallone battuto verso l'area di rigore del Letoianni, riesce a saltare Bua ma il pallone è facile preda di Ruggeri. Adesso non riesce a controllare di testa questo pallone, pertanto finisce in fallo laterale che batterà Ricca. Ricca invece lascia il pallone alla Rosa. Il pallone viene controllato e alzato da Basile su Bua che riesce a toccare lentamente di testa e neanche in maniera troppo decisa su Salanitri, comunque il pallone riesce a conquistarlo prima a Merito, ma adesso arriva a Barbagallo che da terra riesce comunque a controllare e a trovare anche spazio, ma poi perde palla perché per l'arbitro Barbagallo ha subito fallo, pertanto sarà calcio di punizione. Non riusciamo neanche noi a capire veramente il motivo per questo calcio di punizione, probabilmente una trattenuta ai danni di Barbagallo, pertanto calcio di punizione per Letoianni. Sgroi è pronto a battere questo calcio di punizione verso l'area di rigore del Bronte, nel frattempo cerca di posizionare la barriera a Zerbo, batte subito Sgroi ma è Federico Catania a sbattere più in alto di tutti di testa, esce a vuoto, nel frattempo Zerbo
ma è Federico Catania di nuovo a prendere di testa questo pallone. Zerbo ci arriva stavolta anche con sicurezza, anticipare Barbagallo e a dare il pallone ai suoi. Salanitri che con un'ulteriore finta riesce a liberarsi di un avversario, mette questo pallone al centro, Sterrantino però adesso calcia in fallo laterale. Nel frattempo abbandona il campo principato, aiutato dai suoi, è costretto ad uscire in braccio, non riesce neanche a camminare, quindi pertanto sicuramente l'infortunio è veramente grave. Ancora batti e ribatti qui al centrocampo per il Bronte. Bua riesce a conquistare un pallone e a girarlo su Gianluca Catania. Catania guarda dove è posizionato Ruffino, cerca di servirlo di prima, ma la rosa ad anticiparlo è anche fuori gioco, fischiato sempre perché il giudizio dell'arbitro Ruffino si trova al di là della linea dei difensori del Letojani. Muscolino è pronto a battere questo calcio di punizione, batte ciccando un po' la palla e viene intercettata da Bua da Salanitri. Salanitri si porta in avanti dando questo pallone dentro adesso su Bua che calcia di prima, ma batte direttamente sui difensori del Letojani, pertanto è facile preda di Ruggeri che ribatte subito lungo a cercare il nuovo entrato Saglimbene. Saglimbene non riesce a controllare la palla che arriva a Federico Catania e a girarla su Capace gira ancora su Gianluca Catania, si riesce a liberare anche Bua cerca lo spazio per il cross vicino alla bandierina del calcio d'angolo, non riesce a girarsi però a controllare la palla che viene toccata da Muscolino, pertanto sarà rimessa laterale a favore del Bronte. Batterà questa rimessa Scafiti e cercare ancora una volta Gianluca Catania che riesce a controllare e mettere un buon pallone al centro all'indirizzo di Federico Catania, ci arriva ma è ancora Ruggeri che riesce a intercettare. Merito non trova lo spazio per mettere di nuovo questo pallone al centro perché è contrastato da Barbagallo direttamente in fallo laterale. Buon pallone messo adesso al centro per Federico Catania che salta di nuovamente di testa, non si capiscono i difensori del Letojani, pertanto quasi combinavano, ecco, la frittata, nessuno però del Bronte ci ha creduto, quindi il pallone è uscito adesso in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto ancora una volta da Gianluca Catania. Sistema meglio il pallone Catania. Pronti a battere, batte Catania dando la pallone al secondo palo, ci arriva però con i pugni Ruggeri ad anticipare qualcuno, giocatore batte Scafiti, batte direttamente a rete ma il pallone viene intercettato ancora dai difensori del Letojani. Adesso Ruffino che salta un uomo, ne salta un altro, trova lo spazio per il tiro. Ed andala, purtroppo la palla esce alta sulla traversa, sull'incrocio dei pali alla destra del portiere Ruggeri. Bello spunto di Ruffino, certo sulla destra qui c'era Gianluca Catania che infatti si è lamentato molto perché era solo e indisturbato, però giustamente Ruffino aveva stato tre uomini. Ha calciato col sinistro, non è il suo piede, però un tiro veramente importante, un'azione importante da rilevare al quindicesimo, quindi del secondo tempo. Sempre al quindicesimo vi è un'altra sostituzione per i giocatori, per la squadra del Letojani. Esce col numero 7 Ricca Rosario ed entra col 13 l'omonaco Marco. Due sostituzioni quindi fatti dal Letojani in questo secondo tempo. Uno per l'infortunio di Principato e adesso questa sostituzione tattica tecnica voluta da allenatore Merlino. Nel frattempo c'era stata anche prima del calcio d'angolo una ammonizione nei confronti di Ruffino, quindi quarto giocatore del Bronte ad essere ammonito per protesta da parte del signor Bucalo. Federico Catania cerca ancora Gianluca Catania ma la palla non riesce a raggiungerlo, però è ancora il Catania Federico a conquistare questo pallone, a cercare una palla dentro per Bua. Ancora Catania, ci ritenta tre volte consecutive a cercare Gianluca Catania, ma il pallone comunque invece arriva sempre al limite.
ma ancora viene fischiato fallo per questo gioco pericoloso. Nel frattempo il signor Bugolo allontana dalla panchina uno dei dirigenti del Bronte, se non sbagliamo, appunto sì, si tratta di Paolo Catania, allenatore dei portieri. Al 16° del secondo tempo viene allontanato dal signor Bugolo per proteste. Intanto Toianni riesce a mettere questo pallone al centro, dove ci arriva però merito ad anticipare il nuovo entrato che era lo Monaco, e Salanitri che guadagna a campo a conquistarsi un'importante rimessa laterale. Lungolinea, vai merito! Sì, così! Merito batte lungo questo pallone su Bua, ci arriva Muscolino a anticiparlo e a mettere però ancora una volta il pallone in fallo laterale. Ancora una volta battuto sempre dallo stesso Merito che batte su Salanitri, adesso pallone messo al centro però un po' svirgolato dallo stesso Merito, ci arriva comunque Scafiti che dà a Gianluca Catania che scambia sempre lo stesso Scafiti che riesce a mettere un buon pallone al centro, non ci arriva Bua che da terra comunque ci riesce a calciare a rete, ma ancora Muscolino riesce a fare barriera e a mettersi davanti, a intervenire su questo pallone calciato ancora a rete, altro tiro! L'effetto del gol da parte di Scafiti, splendido tiro di Scafiti che a botta sicura ha dato la sensazione del gol qui dagli spalti al 18° del secondo tempo, quindi altro tiro importante, finalmente il Bronte sembra essersi svegliato dal torpore del primo tempo e riuscire a arrivare con alcune azioni importanti nella porta difesa da Ruggeri. Scafiti, l'autore del tiro di pochi istanti fa, riesce a intervenire, a conquistare questo pallone sulla fascia sinistra. Ancora però i giocatori adesso del Robor, era il nuovo entrato Saglimbene che comunque commette nuovamente fallo. Viene adesso ammonito, quindi altra ammonizione. Il numero 16 del Robur Letoianni al 19° del secondo tempo viene ammonito per questo fallo. Si tratta appunto di Saglimbene. Quindi sono 6 gli ammoniti in questa partita, che comunque ci è sembrata abbastanza regolare e anche abbastanza corretta tra i 22 giocatori in campo. Adesso i giocatori del Letoianni riescono a conquistare questo pallone, ancora Saglimbene che però viene superato dal ormai esperto Gianluca Basile che gira su Spampinato rilancia lungo a cercare qualcuno dei suoi, ma è Bua che commette fallo su Sferrantino. Calcio di punizione battuto da Sgroi, sempre su Sferrantino che la dà adesso al proprio compagno di squadra che la mette al centro, ma è Zerbo che ci arriva facilmente, Gianluca Catania a trovarsi a cercare questo pallone ma non ci arriva nessuno dei due attaccanti, né Ruffino né lo stesso Catania. Bua ancora a contrastare sulla fascia destra Donato, ma il pallone viene toccato su Saglimbene, ma questo non raggiunge, questo è lo stesso Barbagallo, pertanto altro fallo laterale per il Bronte. Scafiti batte lungo su Vuac, però viene anticipato ancora un avversario, adesso fallo commesso, ancora fallo su Saglimbene e altra ammonizione, ma su Spampinato che era già ammonito, pertanto Spampinato viene espulso al 20° del secondo tempo, espulso Spampinato per questa seconda ammonizione, doppia ammonizione per Spampinato dopo quella del 25° del primo tempo, adesso al 20° ammonizione per questo fallo su Saglimbene. Ancora altra ammonizione, ammonito Gianluca Catania, pertanto il Bronte è in 9, ammonito Catania per proteste,
e Catania quindi sarà costretto a lasciare il campo. Adesso attimi di nervosismo in campo, perché sono stati due ammonizioni che hanno lasciato il Bronte in questo momento in 9. In 9. Bronte in 9 per due espulsioni al 20° del secondo tempo. Diciamo prima che era abbastanza strano, c'erano 6 ammoniti in questa partita, ma figurarsi adesso con 8 ammonizioni e 2 espulsioni. Provvedimenti veramente... Lasciamo stare ogni commento. L'arbitro ha deciso così. Comunque il Bronte al 20° minuto del secondo tempo si ritrova a giocare questa gara in 9 contro 11. Il match clou della stagione e soprattutto... in vista anche del prossimo match clou della prossima settimana con Giardini Naxos, due pedine importanti come Spampinato e Gianluca Catania saranno costretti a non esserci. Sicuramente a questo punto il campionato si fa veramente più difficile. Batte Muscolini intanto questo calcio di punizione e anche lui batte alto. Rimessa quindi dal fondo. Nel frattempo Refice cerca di correre ai ripari, visto che la sua squadra è 9, fa uscire Salanitri e entra col numero 13 Reale. Entra quindi Reale, diciamo, a posto di Salanitri. Rimessa dal fondo, battuta da Zerbo, giocatori adesso del Letojanni con Saglimbene che non riesce a girare su Ciocorlan. Il pallone finisce in fallo laterale. Fallo laterale a favore del Bronte, batte questo pallone Scafiti. Lungo su Ruffino. Ruffino adesso non riesce a controstare Ciocorlan. Comunque il pallone finisce in fallo laterale portato dallo stesso Ciocorlan a giudizio dell'arbitro. Ancora Scafiti che batterà nuovamente naturalmente con calma e sul Reale. Per l'arbitro ancora cambio. Cambio, rimessa laterale. Fallo commesso adesso su Ruffino, veramente momento confusionario della gara. L'arbitro adesso allontana anche l'allenatore del Bronte Orefice al 25° del secondo tempo. Gli viene allontanato mister Orefice, non mi era mai capitato di vederlo allontanato Ignazio Orefice, è la prima volta. Non si può riprendere se l'allenatore naturalmente non abbandona il campo. Chiaramente c'è un po' di smarrimento sia in noi ma anche tra il pubblico presente in tribuna. Ma lo stesso Letojanni sembra un po' stordito, non ci sta capendo neanche loro molto, non stanno capendo cosa stia succedendo. Comunque il pallone adesso è all'interno dell'area di rigore del Letojanni. Bua che riesce ad uscire con questo pallone sul Reale, mette sul Reale, Ruffino si ritrova, un pallone importante che mette in rete, Ruffino porta in vantaggio il Bronte in 9 contro 11, Ruffino davvero gladiatore, riesce a conquistare questo pallone e a metterlo in rete, gol, Bronte 1, Letojanni 0. Nonostante i provvedimenti presi fino adesso dal signor Bugole, il Bronte passa in vantaggio. Al 26° del secondo tempo il Bronte passa in vantaggio su una splendida rete di Ruffino che batte Ruggeri.
Bronte 1, Petoianni 0. Una partita veramente strana, finalmente, però ecco, se c'è, ecco, un giudizio universale, quello l'abbiamo visto realizzarsi proprio qui, oggi, in questi 5 minuti, dopo alcuni provvedimenti veramente stranissimi, presi nel giro di 2 minuti, sono stati espulsi, prima Spampinato, poi Catania, poi lo stesso mister Orefice. Il Bronte si ritrova in vantaggio di un gol per il gol di Ruffino. Diciamo che nonostante tutto, ecco, nonostante tutto, veramente il Bronte è riuscito a passare in vantaggio. Adesso sostituzione per Letoianni, terza sostituzione del Letoianni. È uscito col numero 4 Donato ed è entrato, non riusciamo a vedere perché ancora non si è girato, in quale numero, un giocatore del Letoianni, ma veramente però ci interessa poco perché nel frattempo dobbiamo sperare solamente che il tempo passi velocemente. Col numero 18 comunque è entrato Merlino Giovanni al 28esimo del secondo tempo. Fallo adesso subito da Bua e calcio di punizione per il Bronte. Capace, capace, pronto a battere questo calcio di punizione. Ovviamente si prende tutto il tempo che vuole perché nessuno si aspettava questi provvedimenti. Comunque adesso riparte Letoianni con la rosa che dà questo pallone allo Monaco che perde la palla perché è intercettato da Merito. Ancora la rosa, sempre allo Monaco, cerca di trovare Saglimbene che cerca ancora Sterrantino, riesce a scambiare, no, è ancora Federico Catania che però subisce fallo e pertanto calcio di punizione a favore del Bronte. Pallone nuovamente battuto sempre da Capace. Batte Capace sicuramente lungo, lo fa cercando Bua che riesce a tenere palla e a stopparla, a aspettare anche l'arrivo di Scafidi. È servito adesso da Bua direttamente vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Bua si prende lo spazio per riuscire a crossare, riesce a trovare lo spazio della Ruffino che calcia in rete e trova la seconda rete, pazzesco, a Bronte Ruffino trova il 2-0 in 9 contro 11. Il Bronte trova un altro gol di pregevole fattura, un'azione stupenda di rimessa, mette centro Scafiti per Ruffino che calcia in porta, 2-0 per il Bronte. Partita veramente pazzesca, da altri tempi. Al 29esimo del secondo tempo, Bronte 2, Letoianni 0, in 9 contro 11. Allora a questo punto diciamo al signor Bugolo grazie perché nonostante tutto il Bronte c'è. 9 contro 11, 2-0, seconda rete segnata da Ruffino. Adesso bisogna avere i nervi saldi e soffrire, la parola d'ordine sarà soffrire. In 2 minuti Bronte riesce a trovare questo doppio vantaggio. Il pubblico qui alle tribune verrà letteralmente impazzito perché chiaramente capisce il momento, capisce l'importanza della posta in palio, ma soprattutto capisce che i ragazzi in campo ci stanno mettendo veramente l'anima. Oltre il calcio, oltre lo sport, qui stasera stiamo vedendo veramente una bellissima partita fatta di forti emozioni dovute sicuramente non al campo ma a decisioni sicuramente discutibili. Letoianni naturalmente adesso cerca di portarsi in avanti perché capisce che devono cercare di trovare rimedio a questa partenza e ripartenza del Bronte che sembra che sia stato veramente pungolato dalle decisioni da parte dell'arbitro e pertanto è riuscito a trovare 2 gol importanti. Adesso l'arbitro ancora una volta va verso la panchina del Bronte a rivolgere qualcosa nei confronti di Saitani, dice solamente di togliersi la casacca. Altra sostituzione però per il Bronte, esce Bua
ed entra Alfredo Schiliro al 30° del secondo tempo. Altro cambio, entra col numero 16 Alfredo Schiliro al posto di Bua. Chiaramente sia mister Ignazio Orefice qui sulle tribune che lì Saitta chiedono a tutti di fare dei sacrifici, dei salti mortali per riuscire a non subire più di tanto nonostante la doppia inferiorità numerica. È Reale adesso che va a controstare alla rosa e a riuscire a rilanciare, a cercare Ruffino che tiene giustamente palla. Ruffino fa salire i suoi, cerca di dare palla a qualcuno, lo fa a Federico Catania che gira di prima, un buon pallone su Reale, fuori gioco fischiato da Bucalo, ma Reale la partita a meno 5 metri dietro. Muscolino era sicuramente molto dietro e teneva i giocatori del Bronte in campo, in gioco. Comunque altro pallone conquistato adesso dal Bronte, prima con Catania, adesso con Reale, che comunque non riesce a servire bene Alfredo Schiliro che è entrato proprio adesso e si è posizionato sulla fascia sinistra. I giocatori del Letoianni riescono a mettere questo pallone verso il centro su Barbagallo che non riesce a girarlo a un altro dei suoi e quindi è Federico Catania a uscire, palla a piede, ma a perderla ancora nuovamente Scafiti, fa la finta di prendere il pallone, non ci arriva neanche Merlino ma ci arriva facilmente Zerbo. Zerbo naturalmente si prende tutto il tempo che occorre, anche qualcosina in più per rimettere questo pallone in gioco sul suo rinvio. Pallone lungo, parte la retrovia e Schiliro, Schiliro il pallottiere, si ritrova la palla però al limite dell'area di rigore. Nuovo entrato Schiliro, naturalmente è fresco quindi cercato di arrivarci. Adesso è Capace che mette questo pallone largo ma c'era arrivato Schiliro, ma adesso è il Letoianni che conquista palla, la rosa la gira verso Merlino, Merlino riesce a girarla però il pallone arriva a Barbagallo e Federico Catania che riesce a mettere lungo, ancora ci crede e ci va Ruffino, non riesce a controllare e a conquistare magari qualche secondo per far salire la sua squadra e farla rifiatare. Pallone messo ancora in avanti dalla Robur con Muscolino che comunque viene intercettato da Capace e messa nuovo lunga su Ciocolar, colpo di tacco di Merlino ma palla ancora conquistata dal Bronte che naturalmente rilancio lungo. Saranno così sicuramente questi 15 minuti fino al termine di questa partita fatta sicuramente di molti rinvii. Riesce a calciare Saglin bene ma Zerbo controlla agevolmente questo pallone. 34° del secondo tempo, mancano 11 minuti alla fine del tempo regolamentare. Tiro a favore del Letoianni. Segna tu i gol dei tiri. Fallo laterale adesso per il Bronte. Sale Scafiti a battere questo fallo laterale. Fa cercando lungo questo pallone su Schiliro che riesce a trovare lo spazio per traiettare in area di rigore. Viene contrastato ma Schiliro pronto al tiro per Bucalo subisce, commette fallo ai danni di Ciocolan. Pertanto è calcio di punizione già battuto dal Letoianni. Messo da Sgroi questo pallone lungo ma ci arriva l'ottimo, l'ottimo, veramente ottimo Basile. Ignazio, taglialo tu, no, non fallo tu, Ignazio. Batte questo pallone laterale la rosa su Sgroi, Sgroi gira sulla fascia destra pronto a mettere questo da centro, lo lascia perdere, lo dà di nuovo a Sgroi, Sgroi gira sul nuovo entrato lo Monaco, Monaco cerca il tiro ma non trova il pallone, la palla arriva a Zerbo che esce dai propri pali e evita così il pallone arrivi a Merlino, è pronto a calciare lungo Zerbo, lo fa mandando questa palla a Sgroi, ci arriva Schiliro che riesce a saltare un avversario e poi però non riesce a saltare la rosa, pertanto il pallone finisce in fallo laterale. Era prima Andò che è riuscito a intercettare il pallone ma poi la rosa ci ha messo una pezza mettendo questo pallone fuori. Adesso
Ruffino che naturalmente cerca di far passare i minuti sul cronometro da parte dell'arbitro e subisce anche fallo, un fallo importante all'altezza del calcio d'angolo nella bandierina sulla destra del portiere Ruggeri. Sarà calcio di punizione per il Bronte, così facendo passeranno dei secondi importanti. Batterà questo calcio di punizione Schiliro. Comunque in aria vanno i giocatori del Bronte, anche se in 9 contro 11 ci sono dentro sia Federico Catania che Ruffino. Batte adesso Schiliro, chiaramente l'area è sguarnita da maglie bianche e il pallone pertanto finisce in fallo laterale. Al 37esimo del secondo tempo il Bronte conduce qui al comunale per 2-0 sulla Robur Letoianni, dopo aver ritrovato in 9 uomini per le decisioni da parte del signor Bugolo, che ha fatto 2 espulsioni nel 25esimo del secondo tempo, prima di spampinato e subito dopo gioca Catania per protest, ma in 9 il Bronte è passato in vantaggio prima con gol di Ruffino e poi lo stesso Ruffino che riesce a trovare il raddoppio. Adesso viene ammonito il numero 13, lo Monaco, per questo calcio nei confronti di Federico Catania al 37esimo del secondo tempo. Ancora lo Monaco, Marco quindi ammonito. Secondo tempo. 37esimo del secondo tempo, altro ammonizione che farà passare anche in questo caso dei secondi importanti per i giocatori del Bronte. Federico Catania nel frattempo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco perché è stato aiutato dopo aver subito il fallo, pertanto entrerà solo dopo che verrà ripreso il gioco e solo dopo che l'arbitro gli darà il suo assenso. Adesso il pallone viene battuto a questo fallo su Alfredo Schiliro. Bucalo fa finta di non sentire sia Riccardo Saitta che Catania, che chiedono di poter entrare. Non fa entrare un giocatore, non fa entrare il giocatore del Bronte Federico Catania, dopo che il Bronte si trova in 9 ancora non lo faceva entrare, aspettava chissà cosa. Il pallone comunque adesso arriva ancora ai giocatori del Letoianni, ma viene fatto scorrere sul fondo da Giuseppe Zerbo. Merlino non ci arriva, pertanto sarà rimessa dal fondo che naturalmente Zerbo farà battere a Capace con estrema tranquillità questa palla che viene sistemata all'interno dell'area di porta. Tutti i compagni vengono messi ecco al centro del campo per cercare di non perdere questo pallone, di cercare di conquistarlo. Adesso viene lanciato questo pallone veramente in maniera errata su Barbagallo e il pallone finisce direttamente in fallo laterale. Chiaramente, devo essere sincero, secondo me la Robo Redoianni non credeva in questi regali da parte dell'arbitro, pertanto anche loro si trovano spaesati. Né veramente credevano che il Bronte potesse passare in vantaggio essendo sotto di 2 uomini e addirittura con un doppio vantaggio dell'ottimo Ruffino di questa parte di partita che ci ha creduto e ha realizzato 2 reti. Adesso un'azione importante, però commette fallo Merlino sempre su un giocatore del Bronte, sembra su Capace, pertanto calcio di punizione del Bronte da battere all'interno dell'area di rigore del Ciclope. Al 40esimo del secondo tempo, mancano 5 minuti alla fine del tempo regolamentare, più naturalmente il recupero, un recupero che crediamo che comunque sarà sostanzioso, visto i tanti episodi strani accaduti oggi in questo secondo tempo. Capace, non sappiamo se ha bisogno dell'ingresso dei sanitari perché si è fatto male al piede, comunque si rialza, decide di continuare. Quindi al 27esimo, al 29esimo del secondo tempo il Bronte era in 9 e Ruffino ha portato e ha segnato 2 splendide reti che ha veramente
non so, fatto credere ai più qui presenti sulle tribune di trovarsi in una partita d'altre epoche. Batte Zerbo questo calcio di punizione, lo fa battendo direttamente purtroppo in fallo laterale. Il pallone viene battuto da Ciocorlan direttamente su Sgroi e cambio fischiato a Ciocorlan che batte in maniera frettolosa e errata. Rimessa laterale battuta da Scafiti, chiede all'arbitro se la posizione va bene, batte lungo cercando Ruffino, non ci arriva, il pallone viene preso quindi da Andò che porta palla e la mette subito in avanti sul proprio capitano Sterrantino. Sterrantino porta palla dandola adesso a Barbagallo. Barbagallo guadagna metri importanti qui sulla fascia sinistra, scambia con Muscolino, nel frattempo ha lasciato la linea difensiva portandosi in avanti. Subisce forse fallo da merito, ma per l'arbitro si può continuare, riesce a uscire, palla a piede, Basile che si fa 40 metri e più con la palla, ma adesso la difesa del Brescia si trova sguarnita, sulla fascia destra c'è Muscolino tutto solo, per fortuna Merlino non riesce a mettere questo pallone verso l'area di rigore del Bronte, pertanto nulla di grave per il Ciclope. Adesso rimessa laterale ancora per la Robur, battuta verso l'area di rigore e Alfredo Schiliro che comunque intercetta di testa e mette il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che batterà sempre Merlino. Mancano 2 minuti, quindi più recupero alla fine di questa partita. Calcia verso la porta avversaria. Era Merlino, il pallone esce di un soffio. Per fortuna comunque esce. E arriva fuori, quindi a 43esimo del secondo tempo. Altro tiro importante del Robur Letoiani verso la porta difesa da Giuseppe Zerbo che comunque esce, lo stesso Zerbo ha controllato che pallone uscisse e è pronto adesso a battere questa rimessa dal fondo che batte verso il centrocampo dove si trova Federico Catania e anche lo Reale, e Barbagallo comunque rimette subito di prima questo pallone verso il centro, ma Basile riesce a controllarla di testa e a metterla verso il centro. Masila ancora rinvia di prima verso Ruffino che parte come un fulmine, una setta a conquistare questo pallone, a tenere palla, riesce a fare impazzire prima Andò, adesso si ritrova anche la rosa davanti, forse lo supera, calcio di sinistro, ma stavolta non c'è stato il miracolo, però è veramente da esaltare il Ruffino di questi ultimi minuti, questi 20 minuti del secondo tempo, perché tutto da solo riesce a fare reparto a sé e a calciare anche in questo caso al 44esimo del secondo tempo, anche se di molto al lato, dove aver fatto impazzire però Andò e la rosa. Il pallone comunque nel frattempo arriva a Sterrantino che scambia con Barbagallo, no, Barbagallo non decide di non servirlo, lo serve in questo momento, lo fa dando questo pallone verso Saglimbene che completamente scordinato scalcia sul fondo. E quest'altro, altra sostituzione per il Bronte, anche perché sappiamo l'importanza di perdere questi secondi importanti. Nel frattempo standing ovation per Ruffino, autore di 2 splendide reti e importantissime reti di oggi, dove il Bronte conduce per 2-0 in 9 contro 11. L'autore delle 2 reti appunto è stato Ruffino, che adesso lascia il campo a favore di Christian Bua. Quindi 45esimo del secondo tempo, primo pallone su Bua che però viene anticipato da Andò. Il pallone arriva a Muscolino che calcia in porta, contrastato da Federico Catania, ma ci arriva facilmente Zerbo, pertanto adesso Zerbo è pronto a lanciare lungo. Quindi dicevamo Ruffino che è abbandonato il campo, adesso fuori di Cristian Bua che adesso riesce a saltare di testa al centrocampo, cercare di conquistare questo pallone. Corre adesso Schiliro a cercare di rubare questa palla a Sterrantino, ci riesce, era rimessa laterale per tutti, per il Bronte, per l'arbitro no, pertanto rimessa laterale per la Robur che batte adesso Barbagallo. Pallone su Bua che tiene palla in maniera egregia, riesce a lanciarsi, a lanciare questo pallone in avanti, a trovare prima l'intervento di Andò che sulla palla riesce a conquistare, a guadagnare anche metri importanti, ma Federico Catania riesce a conquistare
a intercettarlo. Niente, il pallone finisce ancora a lungo, 6 minuti di recupero, pensavamo di un recupero importante, ma non 6 minuti, forse 6 o addirittura 7 minuti di recupero, pazzesco, 7 minuti di recupero al comunale di Bronte. Calcia verso la porta avversaria il numero 3 della Robur, ma lo fa calciando malamente. Adesso il pubblico rumoreggia per aver visto l'arbitro aver dato 7 minuti di recupero. Ancora 7 minuti quindi di sofferenza. 7 minuti. Batte capace. 7 minuti di recupero. Pallone battuto lungo su Bua, che comunque va a disturbare. Prima Sgroi, adesso era Barbagallo che lancia lungo. Comunque il pallone arriva ai giocatori del Bronte. Schiliro che comunque riesce a guadagnare questo pallone, ma no, è la Rosa che subisce fallo dallo stesso Schiliro. Matte il Letoianni questo pallone sulla fascia destra, pallone messo a centro in una zona del campo dove non c'è nessuno, e Merito addirittura di testa riesce a girarla tranquillamente su Zerbo. Zerbo batte lungo adesso questo pallone direttamente in rimessa laterale. Rimessa laterale per la Robur, il pallone viene dato alla Rosa. La Rosa batte sul numero 13 che non riesce a girarsi, era lo Monaco. Ancora pallone per la Robur, adesso sembrerebbe subire fallo da parte di Federico Catania, era sempre Sterrantino. Pallone battuto subito dallo Monaco a favore di Sgroi che batte lungo su Saglimbene, ma viene anticipato da Basile. Il pallone arriva prima Muscolino, adesso sul 18 che era Merlino che calcia a rete, ma era nettamente in posizione di fuorigioco che l'arbitro Buca lo vede e ravvede. Pertanto calcio di punizione indiretto a favore del Bronte per questo fuorigioco di Merlino. Batte lungo capace a cercare ancora la testa di Bua. Bua non ci arriva, il numero 6 del Letoianni, però viene fatto sandwich su Bua e conquista un importante calcio di punizione. La cui battuta si incarica Federico Catania, chiede a tutti i suoi, Federico, di avere calma e tranquillità. All'altra parte c'è Alfredo Schiliro. Batterà sicuramente lungo Catania, forse un po' troppo lungo, infatti non ci arriva Alfredo Schiliro che di testa è costretto a mettere il pallone fuori. La Rosa batte su Sterrantino che gira di nuovo questo pallone su Muscolino. Muscolino subisce adesso fallo da parte di Basile. Basile si lamenta perché dice non aver toccato Muscolino, però Muscolino si è anche fatto male, che è avuto male. Sulla palla si posiziona lo Monaco. Vicino a lui però c'è anche Merlino. Oltre allo Monaco, vediamo chi batterà questo calcio di punizione. Posizionata la barriera, l'abito dà il fischio che arriva. Questo tiro di lo Monaco che viene buttato fuori con un ottimo intervento da parte di Zerbo. Batte veloce questo calcio d'angolo Barbagallo, lo fa dando la palla ancora lo stesso Barbagallo che calcia verso la porta avversaria, ma per fortuna al lato della porta difesa da Zerbo. Tanto nessun problema per l'estremo difensore del Bronte. Sistema la palla adesso capace sull'area di porta, pronta a battere ancora questa ulteriore rimessa dal fondo. Ancora però l'arbitro non si decide a fischiare la fine di questa partita, una partita d'altri tempi. In 9 contro 11 il Bronte conduce 2 a 0, scusate, anch'io purtroppo in questo momento non riesco a essere lucido in queste fasi della telecronaca. Non vediamo l'ora che l'arbitro fischi la fine di questa partita. Adesso subisce fallo il giocatore Letoianni per questo intervento di Alfredo Schiliro sul numero 3 del Letoianni.
viene battuto, no, non può essere battuto perché naturalmente la ripresa è affidata al fischio da parte dell'arbitro dove c'è stata l'ammonizione. Battuto questo calcio di punizione, ci arriva Zerba ad anticipare tutti, ma il pallone ancora danza in aria nel Bronte. Viene intercettato da Federico Catania questo tiro e viene messo lungo, dove ci arriva Bua, forse a contrastare ancora i giocatori dell'Edoianni. Riesce a conquistare palla, una bellissima palla, importante palla a Schiliro. Schiliro riesce a saltare ancora un uomo dell'Edoianni, calcio a rete, palo! Palo! E finalmente, finalmente l'arbitro, tipice fischio finale, il Bronte vince questa importante partita qui al Comunale di Bronte in 9 contro 11 a fare due reti quando si trovava a essere in 9 contro 11 per due espressioni avvenute allo stesso minuto, cioè al 25esimo del secondo tempo. Bronte con Ruffino è passato in vantaggio due volte e poi soprattutto ha mantenuto il risultato. Bronte batte Robur 2-0. E adesso eccoli qua, i ragazzi che hanno autori di questo miracolo. Bravi ragazzi, 2-0, vetta della prima categoria del girone E, ancora mantenuta, e prossima settimana big match a Giardini Naxos.